Ciao a tutti, terzo appuntamento di Gossip Goal da Emanuela Iaquinta. Iniziamo con una notizia bomba, shock, come direbbe Barbara D'Urso. Allora, sto parlando della bombastica, per l'appunto, bionda, sogno di tanti italiani, presentatrice di DAZN dice qualcosa? Ecco, sto parlando di Diletta Leotta. Su una nota rivista settimanale è uscita fuori la notizia. Lei e niente proprio di meno che Zlatan Ibrahimovic avrebbero una storia d'amore. Una persona vicino appunto a Diletta praticamente ha spifferato un po' tutto, dicendo che sono stati insieme a Capodanno, che hanno fatto una cena romantica e che precisamente, quindi questa persona era molto vicina ovviamente a Diletta, cioè forse la vicina di casa, alle 21:20 si sono spente le luci e non si sono più riaccese, cioè quindi ha anche romanzato la situazione. Allora, diciamo che comunque i due non si sono pronunciati. Diletta l'anno scorso sul settimanale Chi di Alfonso Signorini ha dichiarato che mai poi mai lei andrebbe con un uomo sposato perché ce ne sono tanti altri liberi al mondo, ma sentite bene le mie parole. Io, proprio io, Emanuela Iaquinta, vi dice che è da anni, ma da anni che va avanti questa storia. È già, ma lo dico solo io, e io chi sono per dirlo? Passiamo ad un'altra notizia. Totti e Ilary, ovviamente vi ho raccontato comunque che c'è una crisi, che dovrebbe essere passeggera, quindi voci comunque vicine a me, quindi paparazzi, giornalisti mi hanno detto che comunque negli anni ce ne sono state tante di crisi. Però, e dico però, all'Olimpico, all'ultima partita della Roma, c'era Noemi Bocchi, la nuova fiamma presunta di Totti. Anche se ci sono state delle smentite, anche se loro sono usciti sui giornali sorridenti, parrebbe comunque che Totti vorrebbe tornare ancora con Ilary, ma Ilary non lo vuole perdonare. Staremo a vedere. Ultima notizia, perché ovviamente ce ne sono sempre tre almeno, no? Abbiamo scoperto chi è la nuova fiamma, la nuova fidanzata dell'attaccante bianconero che sta facendo faville alla Juventus. Sto parlando di Vlahovic e parrebbe legato con la ex Miss Italia del 2019, Carolina Stramare. Noi siamo contenti per lui se così fosse. Diciamo che comunque non ha voluto né smentire e né confermare. E diciamo che ha detto che la sua vita privata in 7 anni non l'ha mai data in pasto a Instagram. Detto questo, un bacione grande e alla prossima.